Ancora ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione Pavia. Vediamo subito i principali fatti di questa giornata. Picchiata con violenza da una detenuta fino a perdere i sensi, è successo ad un agente di polizia penitenziaria all'interno della sezione femminile della casa di reclusione di Vigevano. 4 turisti italiani, tutti di Pavia, tra cui anche un minorenne, sono stati salvati questa mattina in Albania dopo che la loro imbarcazione ha urtato uno scoglio ed è stata affondata. La tempesta è tornata a colpire l'Oltre Po dopo le valli Vers e Scuro Passo la scorsa settimana. Lunedì sera la grandine ha colpito duramente i comuni di Torrazza Costa e Montebello della Battaglia. Un litigio per motivi economici, sarebbe questo il movente dell'omicidio di Thomas Mastandrea, il figlio della badante che lavorava nella casa di Giovanni Vezzoli, in carcere per omicidio. 13 appuntamenti con orchestre e concerti da camera e l'apertura della stagione lirica. Il Teatro Fraschini ha presentato la nuova rassegna musicale, la stagione dell'opera. C'è tanta cronaca in questa edizione, come avete sentito anche dalle nostre anticipazioni. Iniziamo con un nuovo caso di violenza all'interno di un carcere del nostro territorio. Il fatto a Vigevano, con una detenuta che ha aggredito un agente di polizia penitenziaria all'interno della sezione femminile. Picchiata con violenza fino a perdere i sensi è successo a un agente di polizia penitenziaria nella sezione femminile della casa di reclusione di Vigevano. L'agente è stata portata in pronto soccorso. Sarebbe stata prima aggredita verbalmente, poi colpita più volte finché è svenuta. Autrice della violenza, una detenuta che già in passato si era resa protagonista di episodi critici, ma che nonostante ciò era stata mantenuta in regime aperto, quindi senza essere chiusa in cella. Il fatto viene denunciato dall'USP, Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. È assolutamente impensabile in un mondo normale, ha detto il segretario regionale Gianluigi Madonia, che una detenuta già nota per episodi di indisciplina e violenza venga mantenuta nel regime aperto e nessuno pensi di allontanarla dalla struttura in cui ha reiterato aggressioni. Da sindacato, facendo gli auguri di pronta guarigione alla gente finita in ospedale, si sottolinea come la situazione a Vigevano sia particolarmente critica. In carcere dei piccolini, secondo Madonia, ha il primato in negativo per eventi critici. La situazione è insostenibile. Da mesi, continua il sindacalista, denunciamo episodi di indisciplina e di disordine, ma evidentemente le attenzioni dell'amministrazione e dei politici direttamente responsabili sono altrove. Il presidente nazionale dell'USP, Giuseppe Moretti, rincara la dose. Da un lato abbiamo le carenze d'organico e strutturali, dall'altro abbiamo una popolazione di detenuti sempre più indisciplinata e sempre più impunita. Il sistema, conclude Moretti, cade a pezzi e Vigevano è in pole position. E torniamo a parlare di maltempo con il nuovo nubifragio che si è abbattuto sull'Oltre Po pavese, a farne le spese in particolare le zone di Torrazza Coste e Montebello della Battaglia. Vediamo le immagini. La tempesta è tornata a colpire l'Oltre Po. Dopo le valli Verse e Scuro Passo la scorsa settimana, la grandine lunedì sera ha colpito duro i comuni di Torrazza Coste e Montebello della Battaglia, con chicchi grandi come noci o anche di più. Torrenti d'acqua e fango hanno invaso le strade nel breve spazio di poche decine di minuti che per molti, soprattutto agricoltori, sono diventati un incubo. In queste immagini, riprese da un ciclista e pubblicate sulla pagina Facebook Meteo Oltre Po, si vede il centro di Torrazza Coste nei momenti più intensi della bufera. Negli stessi istanti la grandine, che qui era di dimensioni inferiori, ha provocato danni pesanti a centinaia di auto in transito nei pressi del centro commerciale di Montebello. Qui invece i titolari di un'azienda agricola non lontano dal centro regionale di Riccagioia hanno ripreso la furia degli elementi. Siamo stati a vedere la mattina successiva i danni provocati dalla tempesta. Qui siamo nel comune di Torrazza Coste. L'azienda agricola è VNA Wine, è un'azienda biologica e produciamo vini naturali. Questo è un giovane impianto di Cortese e adesso guardiamo i danni che abbiamo subito per questo evento qua. Sono stati colpiti, diventano neri, poi questi cadranno. Come vedi anche il tralcio ha subito un bel danno. Siamo ai primi di giugno e il rischio di impresa è altissimo perché trascorreranno ancora 2 mesi prima di riuscire a raccogliere il prodotto, per cui il rischio è davvero alto. Sono i colpi della grandine, dei chicchi di grandine.
I danni reali sono in fase di verifica da parte degli esperti e dei periti delle assicurazioni. In alcune zone, piuttosto limitate a livello di estensione, per fortuna non si escludono danni fino al 100%, ai margini della cella temporalesca più distruttiva, dove la grandine è caduta con minore intensità, si spera nelle capacità di ripresa della vite, ma si continua ad interrogarsi sulla necessità di prevedere nuove strategie di gestione dei cambiamenti climatici. Se il trend sarà confermato nei prossimi mesi, il 2022 sarà infatti ricordato come uno degli anni più asciutti degli ultimi decenni, ma anche finora come uno dei più ricchi di eventi estremi. La vite, per portare l'uva a maturazione, per compiere tutto il suo ciclo, ha bisogno di almeno 250 mm di pioggia. Con il temporale di ieri siamo circa una cinquantina di millimetri. Ecco, siamo ben lontani dal fabbisogno idrico della pianta. Al momento sta depauperando parte delle scorte, delle risorse disponibili nel suolo, però non sappiamo per quanto tempo possa ancora riuscire a farcela. Serve acqua, non abbiamo la possibilità di irrigare, non è consentito dal disciplinare, confidiamo che piova prima o poi, ecco. La disavventura adesso di quattro turisti pavesi in Albania, la loro imbarcazione ha urtato uno scoglio ed affondata. La loro barca è finita contro alcuni scogli non segnalati ed è affondata nel giro di pochi minuti. Per fortuna in loro soccorso sono arrivate la polizia di frontiera albanese e un'unità del nucleo di frontiera marittima della Guardia di Finanza con base a Valona. Brutta disavventura per un gruppo di turisti pavesi che sono stati salvati in mare nella mattinata di martedì nella baia di Zvernec, a circa 160 km da Tirana. Al timone c'era un 61enne e con lui un uomo di 38 anni, una donna di 33 e un bambino di soli 4 anni. È stato proprio uno di loro a spiegare quanto successo. Con la barca avevano lasciato la costa slovena e avevano navigato tra le isole della Croazia fino ad arrivare in Montenegro. Hanno passato il confine durante la notte e attorno alle 5 del mattino si trovavano nei pressi della baia di Zvernec, vicino a Valona. Qui però il sonar non avrebbe rilevato la presenza di alcuni scogli e la chiglia dell'imbarcazione si è schiantata contro uno di questi. La barca è affondata circa 70 metri dalla costa, ma come detto, i quattro turisti sono stati soccorsi dalla polizia albanese e dalla Guardia di Finanza. Nonostante il forte spavento, stanno ora tutti bene. La barca dovrà però venire recuperata e trainata in porto per le eventuali riparazioni. I turisti pavesi hanno spiegato che nella zona non c'erano segnali che indicassero la presenza di scogli a quella distanza dalla costa. Torniamo ad aggiornarvi anche sul delitto di Gambolò, un litigio per motivi economici, sarebbe questo il movente alla base dell'omicidio di Thomas Mastandrea, il figlio della badante che lavorava nella casa di Giovanni Vezzoli, l'85enne, finito in carcere. Si indaga sul movente per cercare di completare il quadro sulle circostanze che hanno portato domenica pomeriggio alla morte di Thomas Mastandrea, 43 anni, ucciso nella villa di via Cascina Nuova Litta a Gambolò dall'85enne Giovanni Vezzoli. Sembra ormai definitivamente accantonata la pista emersa nelle ore immediatamente successive al delitto, che il litigio tra la vittima e l'uomo che ha sparato con un fucile regolarmente detenuto fosse da ricondurre a delle attenzioni improprie che l'85enne avrebbe rivolto alla badante, madre della persona uccisa. Le attenzioni degli investigatori si starebbero invece concentrando su questioni economiche. La badante, che accudiva prevalentemente la figlia del gambolese, disabile, e che solo parzialmente dedicava la sua opera all'anziano padrone di casa, non era in regola. Ci sarebbe stato un compenso di 150 euro a settimana, pattuito sulla parola, ma senza tutte le garanzie assicurative e contributive previste dalla legge. Più volte tra la badante e Vezzoli si sarebbe affrontata la questione della regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma senza che si arrivasse a un risultato. Forse proprio di questo era venuto a parlare Thomas Mastandrea domenica pomeriggio. Durante il lungo interrogatorio, Giovanni Vezzoli era stato trattenuto dal tardo pomeriggio di domenica fino alle 4:50 di lunedì mattina in caserma. L'omicida avrebbe spiegato di aver imbracciato il fucile perché spaventato dall'arrivo del figlio della badante. Sul corpo della vittima potrebbe venire a breve disposta l'autopsia. Dopo il delitto, intanto, occorre trovare una soluzione per entrambe le famiglie coinvolte. I servizi sociali del comune di Gambolò si sono presi carico della figlia disabile di Giovanni Vezzoli. A Nicorvo, invece, il comune continua ad assistere la moglie e la suocera della vittima, entrambe con problemi di salute.
È mancato improvvisamente Roberto Guarchi, anima del circolo di Vigevano di Rifondazione Comunista, era stato più volte candidato sindaco e anche consigliere comunale, aveva ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente, personaggio di riferimento per l'organizzazione di occasioni di confronto politico e culturale, era apprezzato anche da chi aveva posizioni molto distanti dalle sue per la correttezza e la coerenza con cui ha sempre portato avanti il suo impegno, pur non facendo più parte del Consiglio Comunale da diversi anni, non aveva fatto mancare il suo pungolo sulle questioni che maggiormente gli stavano a cuore, come quelle del lavoro e dell'ambiente. Guarchi aveva 59 anni, lavorava come grafico nella redazione dell'Informatore Vigevanese, è stato vittima di un malore che lo ha colpito questa mattina. Innumerevoli messaggi di cordoglio giunti nelle scorse ore dal mondo politico, culturale e anche del giornalismo. Proseguiamo quest'ampia pagina dedicata alla cronaca perché non solo su Gambolovi sono novità, si potrebbe riaprire anche il caso di Polina Kocelenko, la 35enne di origine russa, ricorderete, annegata nella roggia Malaspina di Valeggio il 17 di aprile. Dopo l'udienza di lunedì 6 giugno in tribunale a Pavia, c'è attesa per la decisione del GIP sulla proroga delle indagini relative alla morte per annegamento dell'addestratrice cinofila ed ex modella Polina Kocelenko. La famiglia della 35enne di origini russe, trovata morta in un canale nei pressi di Valeggio, in Lomellina, nell'aprile 2021, ha infatti chiesto ulteriori indagini per chiarire quanto accaduto. Il sospetto è che la morte della donna non sia stato, come ritenuto dalla procura, un incidente dovuto al tentativo di salvare dei cani di razza finiti nella roggia, ma un omicidio. Lunedì si è tenuta l'udienza davanti al GIP Maria Cristina Lapi, dopo che, tramite l'avvocato Tiziana Barrella, i parenti di Kocelenko avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. La decisione è attesa a breve. I legali della famiglia chiedono che si faccia luce sulle ultime ore di vita della donna, uscita per portare a passeggio sei cani, di cui due di sua proprietà e quattro di un'azienda cinofila con cui collaborava, cani di razza del valore di migliaia di euro ciascuno, due dei quali sarebbero letteralmente scomparsi nel nulla, ma anche altri elementi non convincono i familiari, assistiti dall'investigatore Claudio Ghini di Stradella e dal superconsulente Fabrizio Vinardi. Per esempio, la distanza fra il luogo di ritrovamento del corpo e il presunto punto di caduta in acqua, oltre al fatto che la Kocelenko, in ottima forma e abile nuotatrice, si è annegata in acque poco profonde, quando l'autopsia disposta dalla procura avrebbe escluso malori precedenti, o ancora il ritrovamento di oggetti personali come un iPhone e degli auricolari di ultima generazione a notevole distanza dal presunto punto di caduta in acqua, o infine il fatto che i pastori tedeschi che la donna avrebbe tentato di salvare dopo che erano caduti in acqua, come documentato da queste immagini, sapevano perfettamente nuotare. La vicenda ha sensibilizzato l'intera Italia, un'Italia che si chiede ancora oggi quale sia realmente la storia e quale sia veramente la verità. Siamo ovviamente anche noi ufficialmente concordi nel dire che la dottoressa Kocelenko sia morta affogata, ma quello che non ci, ovviamente che non ci torna come conti sono le sue ultime ore di vita. Ecco, ma siamo fiduciosi che il GIP di Pavia saprà sicuramente, insomma, dare soddisfazione alla famiglia. Torniamo a Vigevano dove ancora allarme e sicurezza dopo la rissa scoppiata tra giovani nello scorso weekend nella zona della stazione. La maxi rissa tra giovani avvenuta sabato sera ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza in stazione a Vigevano. Se i riflettori della cronaca negli ultimi anni sono stati puntati sul centro storico, questo non vuol dire che la zona di Piazza 4 Novembre si sia tranquillizzata. Anzi, ultimamente sembra che le cose stiano peggiorando. La sicurezza in stazione però parte dalla sicurezza sui treni, assai carente. La rissa di sabato sera era partita proprio sul treno e in treno si vivono quotidianamente situazioni pericolose, anche di pomeriggio, come raccontano gli stessi viaggiatori. Stavo raccontando ieri che è salito un ubriaco con la bottiglia in mano e non c'era praticamente nessuno che potesse intervenire nel caso. Era su che ora è successo? Ma sarebbe il 4, 4 e mezza di pomeriggio. Verso sera non ci si sentiva per niente sicuri. Si è lasciati proprio
da soli in balia delle persone in carrozza. Quindi lato ragazzo, così, non sono sicurissimo, ma la ragazza penso che si trovi molto in difficoltà, rischia di trovarsi in situazioni spiacevoli, ecco. Facendo un giro in stazione la mattina presto ci si accorge di come sia cambiata l'utenza. Rispetto a prima della pandemia ci sono molte meno persone che prendono il treno e la percentuale di donne è scesa drasticamente. Sono calati gli adulti e aumentati i giovanissimi. Non pare un caso quindi che rispetto a un paio d'anni fa i problemi di sicurezza siano aumentati anche in orari una volta tranquilli. Non c'è più la massa di lavoratori pendolari a occupare gli spazi e così sbandati e ragazzini sulla cattiva strada trovano più posto. Tanti vengono anche da fuori città. Impressiona la testimonianza di chi in stazione ci lavora come i tassisti. Vigevano, secondo loro, si è trasformata in un ghetto. Intanto le forze dell'ordine fanno quello che possono relativamente agli strumenti che hanno e di conseguenza quello è. Certamente Vigevano è diventata una città un po' ghetto. E quindi ci sono episodi più volte di queste risse, non solo qua, anche in piazza, anche a volte zona Vicolo De Omini, quindi sì, questo è un problema che effettivamente si nota assolutamente. Sì. Ultimamente le cose stanno degenerando sotto diversi aspetti, adesso sembra anche che si organizzano delle corse in macchina notturne, da quello che ho sentito, e si aggiunge già al problema. Al problema di queste risse si aggiunge anche questo. Cambiamo completamente argomento. Oggi a Pavia l'atto finale del progetto Centra la differenza, progetto portato avanti da ASM con gli studenti delle scuole per sensibilizzarli sulle tematiche ambientali. Insegnare ai ragazzi la cultura del rispetto dell'ambiente e dell'uso responsabile delle risorse. È con questi presupposti che è nata la campagna Centra la differenza di ASM Pavia, che nel corso di questo anno scolastico ha proposto laboratori e lezioni nelle classi degli istituti primari e secondari del capoluogo e dei comuni limitrofi. Il focus per le primarie è stato il processo del riciclo e del recupero dei materiali, mentre per le secondarie di primo grado il tema principale affrontato durante le lezioni è stato l'inquinamento da plastica. Al progetto hanno partecipato anche i ragazzi degli istituti superiori del capoluogo, che sono stati i protagonisti delle giornate Puliamo Pavia e hanno contribuito alla pulizia di diverse aree della città. Al Castello Visconteo si è svolta la giornata finale con l'esposizione degli elaborati realizzati dai ragazzi che rimarranno in mostra nel loggiato del piano superiore da mercoledì 8 a domenica 12 giugno. Quello che vediamo è la dimostrazione di un successo che deve tanto per cominciare trovare da parte nostra i ringraziamenti verso il corpo docente, verso il gruppo che ci ha assistito nel coordinamento e nell'organizzazione di questa iniziativa. È un'iniziativa nella quale ASM, il Comune di Pavia, crede moltissimo, perché è un'iniziativa educativa. Abbiamo lo scopo di portare all'interno dei nuclei familiari i concetti essenziali della corretta attività di gestione dei rifiuti. I bambini sono il veicolo che riteniamo essere assolutamente il migliore, per cui confidiamo in loro e ci attendiamo dei risultati negli anni a venire, sono il futuro. Polemica politica Voghera sul caso di Bibbiano, il PD è stato complice, questo è il cartello apparso sulle vetrine della sede vogherese del Partito Democratico che ha prontamente fatto denuncia. Dopo i vandalismi alla sede della lista Voghera Più Libera, anche quella del Partito Democratico è stata presa di mira da qualcuno che per fortuna si è limitato ad apporre cartelli di dissenso, per così dire, senza distruggere nulla. Su un cartone posticcio affisso alla porta della sede del PD di Voghera è apparsa infatti una scritta che fa riferimento alla discussa vicenda di Bibbiano e che accusa il partito di essere complice di un sistema che strapperebbe i bambini alle famiglie. La segretaria Alessandra Bazzardi ha spiegato di aver denunciato il fatto alle autorità competenti, spiegando ancora che, secondo la sua opinione, questo sarebbe il risultato di una becera campagna denigratoria che andrebbe avanti da anni e che fomenterebbe la mente e armerebbe la mano di chi scrive questi messaggi.
Torniamo ancora a Pavia con le notizie, perché è stata giornata anche di presentazioni del cartello del Teatro Fraschini in vista della stagione autunnale. Vediamo. 13 appuntamenti con orchestre e concerti da camere con l'apertura della stagione lirica. Il Teatro Fraschini ha presentato la nuova rassegna musicale Preludi d'autunno e la stagione d'opera, che partiranno rispettivamente il 16 settembre e il 7 ottobre. Un ritorno alla normalità che passa dalla musica. Sì, una programmazione musicale importante con la quale abbiamo voluto riaprire ad una prospettiva anche per il prossimo autunno, convinti che comunque vada si sarà in grado di offrire qualità, musica piacevole, musica per tutti, una musica che possa essere vissuta e apprezzata lungo tutto un percorso che noi abbiamo proposto a partire dal 16 di settembre fino a concludersi con l'ultima opera lirica a gennaio del 2023. È una tessitura musicale che noi proponiamo, naturalmente la si può godere a brani, ma la si può godere anche per intero, cogliendone queste sfumature, queste intersezioni, questi rapporti che sono stati pensati e costruiti tra musica sinfonica, cameristica e musica lirica. Il programma delle due rassegne è disponibile sul sito internet del teatro. Sia per i preludi d'autunno che per la stagione d'opera sarà possibile acquistare degli abbonamenti con formule ridotte per gli under 30. L'anno scorso questa certezza non l'avevamo, quindi le formule d'abbonamento hanno forse anche un po' stentato e giustamente il pubblico si era più orientato verso l'acquisto del singolo biglietto. Da oggi parte l'invito invece a riconsiderare la formula abbonamento, nella convinzione che si potrà sempre entrare a teatro, si potrà avere al proprio fianco il proprio partner o la persona con la quale andare a fruire della proposta di spettacolo, in questo caso musicale, al massimo si dovrà ricorrere a questi dispositivi di protezione che ormai sono stati rodati e hanno dimostrato la garanzia e la tutela per il nostro pubblico anche in condizioni pandemiche. Il Fraschini riaprirà le porte dopo l'estate con una programmazione di qualità, sottolinea il sindaco Fracassi, e con una veste nuova grazie ai lavori di restauro. Abbiamo voluto questa programmazione che ci è stata proposta dal direttore, l'abbiamo sorretta e riteniamo di aver fatto sicuramente un egregio lavoro, importante perché va incontro a quelle che possono essere tutte le esigenze da parte dei nostri cittadini, naturalmente anche da parte di tutti coloro che devono arrivare da fuori. Venire a vedere anche il nostro gioiello, quindi, che è stato restaurato e sistemato tutto all'interno, è sicuramente qualcosa di bello, e assistere a queste programmazioni sarà ancora qualcosa di più bello. Quindi un ritorno alla normalità, così come abbiamo detto ci sarà ancora la possibilità di fare gli abbonamenti, un grande impegno per quanto riguarda andare incontro anche ai giovani con prezzi ridotti per avvicinare la gioventù al teatro, quindi alla cultura. E questo ritengo sia una delle cose più belle e più importanti che noi si possa fare. È tutto con questa notizia, vi ricordo l'appuntamento della prima serata con Politica, la parola e il confronto, andremo alla scoperta dei candidati sindaco di Mortara.